sindaco Luigi De Mossi va all'attacco, giù le mani dal Palio e dalla città di Siena. L'Istrice vince il Masgalano per il Palio straordinario 2018, la comparsa di Camollia si aggiudica all'opera di Sara Cafarelli. Il cancro ha già perso è il nuovo libro del professor Maio, scritto in collaborazione con Giovanni Minoli. Per lo sport altri guai, in casa Mezzana la FIP blocca il mercato dei biancoverdi a causa di 4 pendenze non sanate. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV, giù le mani dal Palio e dalla città di Siena. Questa mattina in una lunga conferenza stampa alla clinica veterinaria del Ceppo ha parlato il sindaco di Siena Luigi De Mossi dopo l'attacco mediatico della giornata di ieri in seguito all'episodio del cavallo della giraffa Raoul durante la carriera straordinaria del 20 ottobre. Sentiamo tutti i dettagli nel nostro servizio. Ho avuto molti messaggi di solidarietà da parte del governo, certo, di vari soggetti che ovviamente, però non la voglio mettere sul piano politico, ma oggi qui c'è da fare un fronte comune e il fronte comune è legato esclusivamente alla tutela della nostra dignità e della nostra cultura. Io devo dire che le amministrazioni precedenti, anche loro, hanno cercato la tutela di questa festa. Questa è una battaglia offensiva, ma proprio voglio evitare che ci offendano. Voglio evitare che persone che non sanno di che cosa si parla, e se li dite che cos'è il test ELISA, forse pensano sia una cantante americana, non lo so, qualcosa del genere. Capito? Non sanno che noi escludiamo qualunque soggetto anche se dimostra di avere una minima percentuale di antidolorifico. Credo che l'amministrazione comunale, ripeto, abbia fatto tutto il possibile, non solo questa, ma in 20 anni noi, fate un'analisi statistica di come sono andati i pali, pensate che soltanto in questa annata paliesca hanno scorso sul tufo più di 100 cavalli. E durante la stessa conferenza il sindaco ha inoltre affermato che da ora in poi l'amministrazione comunale reagirà a livello giudiziario contro chiunque offenda e infanghi il nome della città di Siena. Sentiamo questo passaggio. Secondo me è un messaggio corretto, perché noi non ci dobbiamo, noi cittadini senesi, non ci dobbiamo abbassare a queste polemiche, soprattutto perché cercare di spiegare a persone che non hanno voglia di approfondire, che non hanno voglia di capire che cos'è Siena, la sua cultura, è tempo perso. Poi su vari comportamenti io sto facendo fare una raccolta, ma le risposte secondo me saranno diverse, almeno da parte del Comune, ma certamente anche da parte del Consorzio con cui abbiamo unità di intenti. Io non posso incitare i cittadini a fare le querele, io so quello che farà l'amministrazione comunale, certamente una reazione giudiziaria ci sarà sotto questo profilo. Queste persone non si devono permettere di usare questi toni nei confronti della nostra città. Questo è il punto. E anche i politici locali, che ringrazio a tutti quelli che hanno aderito alla difesa della città, ma quelli che non hanno o non vogliono aderire alla difesa della città si devono rendere conto che fanno il male della città, a prescindere che io li possa essere simpatico oppure no. In questo momento siamo oltre, perché il Palio supera gli aspetti politici. Fare quadrato contro chi spara senza averne motivo né titolo. Presente al Ceppo questa mattina il presidente dell'Associazione Proprietari e Allevatori di Cavalli da Palio, Massimiliano Ermini. Sentiamo le sue parole. Era meglio che se ognuno di noi era a fare altro stamattina, e mi sembra quasi assurdo doverci trovare qui a difenderci da non so chissà cosa e perché, però siamo chiamati a farlo. Io mi sentivo di venire qui perché nel mio ruolo mi sento molto vicino all'amministrazione comunale, a questa eccellenza che ci ospita, che è la clinica veterinaria del dottor Raffaello Ciampoli, e quindi siamo qui perché dobbiamo fare quadrato, dobbiamo fare scudo contro chi spara senza averne motivo né titolo. Ma qui, se la mettiamo sui numeri, non c'è nemmeno partita. Siamo la città in assoluto al mondo che spende investendo di più sulla tutela del cavallo. A livello di professionisti che abbiamo attratto nella nostra festa, veterinari, maniscalchi, ma anche a livello di strutture come le piste di addestramento e la clinica veterinaria, noi abbiamo delle eccellenze, abbiamo dei servizi che sono delle eccellenze, abbiamo avuto delle innovazioni che sono state 20 anni avanti a tutto il resto del mondo. Non è possibile, se vogliamo parlare altri numeri, nell'ultima annata abbiamo avuto 3 tratte. 100 cavalli, 3 giri a cavallo, 300 giri di piazza del campo, i cavalli che galoppano sul tufo, un problema.
questi sono numeri, cioè non possiamo andare a inventarci niente. Sempre a proposito di Palio, questa mattina a Buongiorno Siena è intervenuto anche l'ex sindaco Roberto Barzanti. Sentiamo le sue parole. Non è una tradizione inventata per attrarre turisti oppure per divertirsi qualche giorno, ma scaturisce appunto necessariamente, cioè in maniera forte e non incidentale, dal retroterra storico di costumi, di tradizioni, di memorie di una città. E la città ha un senso della comunità che è raro trovare oggi così vivo, grazie anche a questo elemento di necessità. Il senese non lo sente come una cosa che si può fare o non si può fare. Il Palio vive di un equilibrio tra la fedeltà ad una tradizione continuamente reinventata e una modernità che per certi versi ha, non dirò inquinato, ma deformato talune linee guida. Tutti questi pali sono andati intorno a Costellazione, mi danno un nervoso a non finire perché hanno abolito lo scarto immenso cioè, tra il Palio come fatto eccezionale, come fiaba leggendaria e ciò che si fa normalmente nell'ippodromo, i pali, i paliotti, i palietti che si fanno in provincia e che creano una sorta di costellazione confusa, di circuito, è sicuramente tale da togliere respiro e eccezionalità al Palio, perché il Palio doveva come apparire, irrompere quasi come un racconto leggendario. Ora sempre di più è diventato una corsa. E tra tutti gli attacchi mediatici arrivati ieri sulle reti nazionali e nelle varie trasmissioni c'è anche una voce fuori dal coro, che è quella della Iena Antonino Monteleone, che in passato si è occupato del caso David Rossi. Sentiamo. Messaggio per chi non è mai stato al Palio di Siena. Da qualche ora è scoppiata una polemica perché sabato scorso, durante il Palio straordinario, un cavallo si è spezzato una gamba ed è stato abbattuto. Qualcuno vorrebbe abolire il Palio di Siena. Evidentemente sono persone che non ci sono mai state. Se qualcuno di voi ha mai assistito a una corsa per cavalli in un ippodromo, ha mai visto piangere qualcuno sugli spalti perché un cavallo si fa male? Sicuramente no. Bene, al Palio di Siena, quando a un cavallo succede qualunque cosa, la città resta attonita. Il comune di fatto è in lutto. Qualcuno ha paragonato il Palio di Siena a una corrida. Non esiste niente di più sbagliato, non esiste un'idea più lontana dalla realtà. Il cavallo è il protagonista della festa, il Palio di Siena è una festa e i cavalli sono i protagonisti. Non esiste una corsa di cavalli in Italia, forse nel mondo, dove i cavalli sono trattati meglio rispetto al Palio di Siena, dove i cavalli sono venerati, coccolati, addirittura benedetti all'interno delle chiese. Non c'è Palio senza cavalli, non c'è Siena senza Palio. Abolire il Palio di Siena perché un cavallo ha avuto un incidente sarebbe come bloccare la circolazione stradale perché c'è stato un incidente d'auto con dei feriti oppure con dei morti. Da persona legata alla città di Siena e che ha visto il Palio coi propri occhi, voglio esprimere il mio sentimento di vicinanza a tutta la città. So che la gente piange quando scompare un cavallo che partecipa al Palio. Voler abolire questa manifestazione con le cose che stiamo leggendo in queste ore sembra proprio una sciocchezza. Viva il Palio, viva la città di Siena. È la contrada sovrana dell'Istrice ad aggiudicarsi il Masgalano per il Palio straordinario di ottobre 2018. La contrada di Camollia conquista l'opera realizzata da Sara Cafarelli e offerta dai gruppi piccoli e giovani delle 17 contrade. Veronica Costa. Ex equo per il Masgalano del Palio straordinario 2018. Istrice e Lupa, entrambi con un punteggio di 345, si trovano al primo posto, ma è l'Istrice a vincere il Masgalano, come previsto dall'articolo 14 del regolamento, per cui nell'eventualità che al termine dello scrutinio due o più contrade vengono a trovarsi a parità di punti, l'assegnazione sarà fatta alla contrada la cui somma dei punteggi riportati nei tre anni precedenti risulti essere la più alta. Non è la prima volta che questo avviene, infatti proprio lo scorso anno Oca e Drago
Lago si trovarono nella stessa situazione e anche quella volta fu la contrada con un punteggio più alto negli ultimi anni, Loca, a vincerlo. Al Drago fu invece consegnato un attestato come riconoscimento alla comparsa. Si presume quindi che anche per questo palio straordinario possa avvenire la stessa cosa. L'Istrice vince così il suo settimo Masgalano dopo quelli del 1950, 1997, 1999, 2003, 2011 e 2016. L'opera per il palio straordinario del 2018 è stata realizzata dall'artista senese Sara Caffarelli e offerta dai gruppi piccoli e giovani delle 17 contrade. Dopo l'Istrice e la Lupa, ad un punto di distanza il Bruco, al quarto posto la Chiocciola e la Civetta con 342 punti. E adesso la cronaca: ricatti, truffe ed estorsioni tra giovani a Montepulciano. Denunciati due bulgari ancora minorenni per aver raggirato alcuni coetanei compagni di scuola. Sentiamo Bianca Maria Oliveri. Truffe, ricatti ed estorsioni a danno di ingenui coetanei da parte di alcuni ragazzi di nazionalità bulgara. Sono i casi avvenuti e denunciati dal 2017 ad oggi a Montepulciano. Il primo riguarda un 17enne che ha denunciato un compagno di scuola, anche gli minorenne, che con insistenze e minacce gli ha portato via 5.500 euro. Si è partiti da piccole richieste di 10 euro fino a cifre sempre più rilevanti, consegnate sempre in luoghi diversi e senza testimoni. Tanto che gli insegnanti, sospettando qualcosa, avevano già avvertito i militari dell'arma che durante vari interrogatori non avevano però riscontrato reati. Ovviamente per far fronte alle richieste di denaro prestanti venivano coinvolti i genitori attraverso prestiti di soldi. Anche un altro 15enne, sempre a Montepulciano, ha denunciato il compagno di scuola di 16 anni per aver dovuto nel corso di mesi, sotto pressione e minacce, consegnare un totale di 4.800 euro. Lo scambio di soldi avveniva in questo caso nei bagni della stazione degli autobus di Montepulciano, avendo come pretesto un presunto investimento economico che avrebbe dovuto fruttare un facile guadagno. Una situazione che si è potuta risolvere soltanto con la denuncia avvenuta dopo aver elargito ai truffatori ingenti somme di denaro, in quanto le prime indagini non avevano portato alla scoperta di alcun reato, perché interrogati dai militari, i ragazzi, pur avendo ammesso di aver dato ai coetanei delle piccole somme di denaro, parevano averlo fatto in piccola misura e per motivi apparentemente leciti. Dello stesso avviso in primo luogo era stata anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Firenze. Cambiamo argomento. Il professor Michele Maio, direttore del centro di immuno-oncologia dell'ospedale Le Scotte di Siena, ha pubblicato il suo nuovo libro, Il cancro ha già perso, realizzato in collaborazione con il giornalista Giovanni Minoli. Sentiamo. Con Giovanni Minoli abbiamo voluto dare un titolo molto forte, anche in parte di speranza, al libro che abbiamo scritto insieme. Il titolo è appunto Il cancro ha già perso. In qualche maniera il cancro ha realmente già perso, perché in alcuni tipi di tumori noi abbiamo ormai dei trattamenti che ci permettono di allungare in maniera assolutamente importante e statisticamente significativa la vita dei nostri pazienti. Ma il cancro ha già perso sostanzialmente perché abbiamo imparato a mettere a nudo il tumore, quindi abbiamo imparato negli ultimi due o tre decenni a conoscere i talloni d'Achille del tumore, che in qualche maniera permettono alle cellule trasformate di sfuggire al controllo del sistema immunitario. Quindi, conoscendo questi meccanismi, abbiamo potuto mettere in piedi strategie terapeutiche completamente nuove che utilizzano il sistema immunitario del paziente, rendendo quindi il cancro sempre più vulnerabile all'attacco delle nostre difese immunitarie. Si terrà domani a Siena la festa del volontariato di AVO, con i rappresentanti dell'associazione che saranno presenti sia in piazza Salimbeni che al centro commerciale I Gelsi di Sinalunga per esporre le varie iniziative future. Abbiamo sentito a tal proposito la presidente Manuela Bartali. AVO è un'associazione di volontari dove sono ammessi tutte le persone, è un'associazione laica e gratuita che praticamente svolge la sua attività a Siena, all'ospedale Le Scotte e nelle residenze per anziani. Il modo per riconoscersi è il camice bianco col collettino azzurro. I nostri volontari sono presenti alle Scotte nel punto prelievi, nel punto accoglienza, in pediatria, nelle medicine e nella chirurgia d'urgenza. Danno anche aiuto per il servizio di biblioteca e il cinema per i bambini. Queste attività sono tutte svolte da persone che offrono il loro tempo in maniera gratuita, quindi tengo a raffermare che
perché quello che si fa è donato, insomma. Domani 24 ottobre è la festa del Lavo a livello nazionale, che quest'anno ha come titolo Io vivo il Lavo. La giornata del 27 invece è un momento di festa che si offre nella chiesa del Campanzi, sia per i ricoverati, insomma gli ospiti nella residenza, e anche a tutta la cittadinanza. Sarà presente la corale Ettore Bastianini, diretto dalla Francesca Lazzeroni, e questo sarà un momento per festeggiare insieme ai nostri anziani. Il nostro scopo è di farci conoscere in maniera tale da poter richiamare l'attenzione di persone, perché per poter migliorare il nostro servizio è importante avere a disposizione un ricambio anche generazionale, e quindi la cittadinanza è invitata a partecipare e anche ad informarsi per avere maggiori indicazioni sul nostro servizio. Il professore del liceo classico Piccolomini di Siena, Francesco Ricci, vince il premio del Festival Letterario Rive Gauche a Firenze. Sentiamo. Francesco Ricci, professore del liceo classico Piccolomini ed autore, vince il primo premio del Festival Letterario Rive Gauche con il suo libro Pierpaolo, un figlio, un fratello. Una passione è quella dell'autore per Pierpaolo Pasolini e per le sue opere, che si trova nelle pagine di questo libro, pubblicato nel 2016 da Nuova Immagine. È uscito nel 2016, è un libro che poi ho avuto modo di presentare un po' in giro per tutta quanta l'Italia, fino a che non si è avuto proprio qualche giorno fa questo riconoscimento, che mi riempie di gioia innanzitutto per la figura di Pasolini, soprattutto il Pasolini friulano, il Pasolini cioè anteriore alla sua partenza per Roma del gennaio del 1950. A vincere il secondo premio letterario un'altra senese, Alessandra Cotoloni, con il libro Il diario di pietra, un festival a livello nazionale che vede ai primi posti due nomi senesi, che conferma quindi il legame della città con la scrittura. È importante, credo, in questo momento che due senesi, io di adozione, ma ormai sono più di 20 anni che abito nella città del Palio, emergano in un concorso che è un concorso nazionale. Questo significa che quello che si fa a Siena a livello e di scrittura, ma anche poi di casa editrice, è un qualcosa di importante, un qualcosa che viene riconosciuto. Sabato 27 ottobre si terrà a Castellina in Chianti, presso il Circolo Italia, una conferenza organizzata dal gruppo archeologico Salingolp sull'importante scoperta riguardante l'intervento di Brunelleschi nelle fortificazioni del paese. Ce ne parla il presidente dell'associazione, Vito De Meo. È una scoperta sensazionale, perché il professor Ricci, che è uno dei massimi esperti mondiali, voglio dire, della figura del genio rinascimentale di Brunelleschi, dopo, a seguito di un'approfondita ricerca e poi di numerosi sopralluoghi svolti in situ, ha riscontrato come specialmente Via delle Volte, il camminamento interrato di Via delle Volte, non sia in realtà, come si pensava, il risultato di una semplice sovrapposizione di edifici nel tempo sulle mura perimetrali, bensì un'opera concepita e finita, nata proprio in questo modo da Filippo Brunelleschi. E questo, diciamo, ovviamente cambia moltissime cose, perché insomma non tutti i paesi o non tutti, come dire, i centri fortificati possono vantare la mano, il genio o la realizzazione da parte di Filippo Brunelleschi. Piace rilevare appunto il profondo buonsenso, la voglia di riscatto, la voglia anche di non adagiarsi sugli allori, perché certamente il Chianti è una delle mete turistiche più apprezzate al mondo, più visitate e più conosciute, però deve essere anche un territorio in grado di conoscere, scoprire o riscoprire se stessi, acquisire una consapevolezza civica maggiore, noi per primi che lo viviamo, in modo da trasmettere quel bagaglio di valori e quelle esperienze, quelle conoscenze che ci rendono unici nel mondo. Quindi di sicuro questa sarà anche questa conferenza prevista sabato 27 alle 17:30 presso il Circolo Italia a Castellina, di sicuro sarà anche un'utile occasione di valorizzazione territoriale. Futuro a rischio per l'Egizia e i suoi dipendenti, come abbiamo visto anche ieri, previsto per giovedì un nuovo incontro con i sindacati. Sentiamo.
È molto complessa la situazione dell'Egizia. La storica ditta di Poggi Bonsi, che produce vasi e bicchieri in vetro e cristallo, è stata messa in liquidazione ed i 27 dipendenti licenziati. Un quadro molto duro che preoccupa lavoratori e sindacati. La situazione di emergenza che sta attraversando Egizia ha reso necessario un incontro tra organizzazioni sindacali, RSU, azienda e Confindustria. La nostra speranza è che non vengano gettati al vento 70 anni di vita di un'azienda storica del nostro territorio, dice Cesare De Sanctis della Filten CGL. De Sanctis non nasconde la sua preoccupazione dopo questo primo faccia a faccia, in cui spiega di aver preso possesso delle difficoltà che immaginavo potesse avere l'azienda. I sindacati hanno proposto o una partnership con altre aziende oppure una reindustrializzazione. Queste le possibili vie da percorrere, osserva De Sanctis, altre non ce ne sono. Dopo un primo incontro ne è stato programmato un altro per dopodomani. Nel frattempo verrà direttamente coinvolto anche il sindaco David Bussagli, considerando la situazione di emergenza, che ovviamente ricade non solo sulla proprietà di Egizia, ma anche sui 27 lavoratori, la maggior parte di essi lontani dal raggiungere i requisiti pensionistici a breve termine. Sarebbe un peccato se perdessimo una realtà come quella di Egizia, un'azienda davvero storica nella Valdelsa, continua De Sanctis. Penso che tutti, nei rispettivi ruoli, debbano contribuire affinché Egizia non chiuda. Dunque, prossimo incontro in programma per giovedì, con la speranza che possa cominciare un percorso di negoziazione per salvare aziende e dipendenti. Sempre in Valdelsa, ma questa volta per la cronaca, arrestato dai carabinieri di Colle Valdelsa un uomo di 27 anni, aveva falsificato i documenti per eludere gli arresti domiciliari. Filippo Tecce. È stato arrestato perché aveva presentato documenti falsi per eludere gli arresti domiciliari. L'uomo, un 27enne di origini albanesi, era stato arrestato una prima volta lo scorso marzo per ricettazione e illecito utilizzo di carte di pagamento. In quella circostanza il giudice aveva in un primo momento prescritto l'obbligo di dimora, con permanenza domiciliare notturna e di presentazione alla procura giuridica. Ma l'uomo si mostra incurante delle prescrizioni, allontanandosi dalla propria abitazione di Castelfiorentino e senza presentarsi dai carabinieri del posto, che lo avevano rintracciato solo diversi giorni dopo a casa di un connazionale. Così ad aprile scatta un nuovo arresto da parte delle forze dell'ordine, evidentemente nemmeno l'ultimo. L'uomo, qualche giorno dopo, aveva richiesto e ottenuto dal Tribunale di Firenze il permesso per recarsi tutti i giorni a lavorare, dalle 6 alle 14, in una ditta di Colle Valdelsa. Successivamente, quando il procedimento penale era in fase di appello, il detenuto aveva fatto una nuova richiesta alla Corte d'Appello di Firenze, cioè di poter lavorare per un'azienda di Prato gestita da due connazionali, ma il 27enne, sulla cessazione del rapporto, non comunica nulla all'azienda collegiana, un comportamento che insospettisce i carabinieri di Castelfiorentino, che insieme a quelli di Colle Valdelsa scoprono che la ditta pratese esiste, ma non è attiva da due anni e che i due titolari non conoscono l'uomo di origini albanesi. La Corte di Appello ha quindi emesso un provvedimento di aggravamento di misura cautelare, ordinando la custodia cautelare in carcere del giovane per aver presentato documentazione falsificata in modo da ottenere permessi lavorativi. Ci spostiamo in Val d'Orcia, dove finalmente cominceranno i lavori sulla strada Cassia dopo 4 anni e mezzo di senso alternato per togliere quel fastidioso semaforo che blocca totalmente il pezzo di Cassia tra Buonconvento e Torrenieri, unica via che da Siena appunto arriva alla Val d'Orcia. Sentiamo Lorenzo Agnelli. La Val d'Orcia è considerata da decenni ormai una terra unica, meravigliosa e fiabesca, tanto che il 2 luglio 2004 l'UNESCO l'ha proclamata Patrimonio dell'Umanità. Un luogo però estremamente fragile, infatti basta un'ondata di maltempo più intensa che frane e smottamenti sono all'ordine del giorno. Dopo che le province sono state praticamente svuotate di ogni loro potere e competenza, ormai da 4 anni i problemi continuano per le strade e per il territorio a cui dovrebbe pensare la regione. I comuni, molti di questi casi non hanno competenza se non poter far pressione verso i piani più alti. Il caso più eclatante è quello accaduto a metà febbraio del 2014, quando fra Buonconvento e Torrenieri, al chilometro 195-700 della strada Cassia, nel comune di Montalcino, il maltempo provoca un avvallamento del manto stradale.
Viene così chiusa una parte della carreggiata installando un semaforo e la circolazione va a senso alternato. I tempi in cui le risorse in provincia di Siena c'erano però sono finiti e così, a quasi 5 anni di distanza, nel mese di novembre 2018 inizieranno i lavori per un costo di 130.000 euro e termineranno entro febbraio 2019. I lavori al semaforo della Cassia prevedono la paratia di pali trivellati di medio diametro posti longitudinalmente alla strada a bordo carreggiata per una lunghezza di circa 60 metri e anche il drenaggio sul lato a monte della strada longitudinalmente alla strada e a margine della carreggiata per una lunghezza di circa 55 metri. Insomma, bene che i lavori inizino nelle prossime settimane, ma visti i tempi e i ritardi è necessario che i rapporti con la Regione o l'ANAS cambino perché sarà sempre più difficile arrivare in Val d'Orcia. Apriamo la nostra pagina sportiva, iniziamo con il calcio alla vigilia del match di campionato di domani a Piacenza contro la Pro Piacenza. In casa Robur arriva il rinnovo fino al 2021 del difensore Dario D'Ambrosio. Sentiamo le sue parole in conferenza stampa. A prescindere dal fatto, insomma, del rinnovo, comunque in questi 4 anni precedenti comunque mi sono trovato sempre bene, quindi è solo un motivo, insomma, di orgoglio proseguire con questa società, con questa maglia e con questa città. Insomma, dalla semifinale, dai quarti di finale, insomma, dei playoff dell'anno scorso, che mi porto dietro questo piccolo infortunio che sembrava una cosa, insomma, dal nulla, però è piuttosto, insomma, più che altro è noioso come infortunio. Siamo a un buon punto, insomma, stiamo procedendo bene con il programma di recupero e penso che a breve dovrei rientrare in campo. No, sicuramente, insomma, rispetto all'anno scorso, se vai a vedere anche, insomma, l'ultima partita, i giocatori dell'anno scorso che già si conoscevano sono, insomma, pochi, quindi è una squadra che ha bisogno di tempo, ha bisogno, insomma, di carburare e credo che comunque le qualità verranno fuori perché ci sono e sono, insomma, sono state fatte anche vedere anche nell'ultima partita dove si è stato sotto anche 2-0 e poi dopo, insomma, hai fatto la partita. Quindi credo che ci sia solo bisogno di tempo e di fiducia. Ma sono ottimi giocatori, nel senso è stata allestita una squadra dove in ogni ruolo ci sono due giocatori di qualità che anche, insomma, soprattutto quest'anno dove si gioca ogni 3 giorni c'è bisogno di tutti, lo stanno dimostrando, ma come detto prima, insomma, è una squadra fatta per bene, fatta di ottimi ragazzi che hanno ottime qualità anche a livello umano e quindi, ripeto, c'è solo bisogno di aspettare, di fiducia e i risultati arriveranno sicuramente. Adesso il basket, altri guai in casa Onsharing Menzana. La FIP infatti ha disposto per i biancoverdi il blocco temporaneo del mercato in entrata per 4 pendenze ancora non sanate nei confronti di un procuratore e 3 allenatori per un totale di circa 50.000 euro. Sentiamo Andrea Mari. Blocco temporaneo del mercato in entrata per la Onsharing Menzana lo ha deciso la FIP dopo la riunione della commissione di vertenza arbitrale tenutasi venerdì 19, dove sono giunte al tavolo 4 pratiche inerenti a pagamenti non ancora saldati dalla società, per una cifra complessiva che si dovrebbe aggirare intorno ai 50.000 euro. La CVA, testando il mancato saldo, ha reso le pratiche esecutive, applicando come prima sanzione il blocco temporaneo del mercato in entrata e rimandando tutto al Consiglio federale del 7 dicembre, consiglio che darà un ulteriore tempo stimato tra i 20 e i 30 giorni. Se i pagamenti avverranno in tempo utile, le pratiche si chiuderanno con l'annullamento della sanzione del blocco al mercato. Andando invece oltre il tempo prescritto, la Menzana avrà un punto di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato. La peggiore delle ipotesi è il mancato pagamento entro la fine della stagione. A quel punto sarebbe bloccata l'iscrizione al campionato. E domani intanto la Menzana sarà di nuovo in campo nel turno infrasettimanale contro Latina. Passiamo adesso al volley, è in campo proprio in questo momento la Emma Villas Siena nel recupero della seconda giornata di campionato. Il sestetto di Gioan Manuel Cichello è impegnato al Palestra contro Vibo Valencia nella prima storica gara interna dei bianco-blu in Superlega. Bene, siamo in chiusura, io vi lascio a Veronica Costa e Dario Di Prisco con Roburopoli, ovviamente tutto il mondo della Robur Siena, a seguire la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.